Secondo la felice intuizione del poeta inglese Thomas Stern Eliot, l'autor, o meglio il vero ispiratore del progetto narrativo alla base della Divina Commedia, è in realtà Ovidio, perché la metamorfosi è la materia stessa di cui è fatto il poema sacro di Dante. Una metamorfosi che va intesa in senso cristiano, come trasformazione spirituale dell'uomo, che per effetto della giustizia divina e quindi a seconda dei propri meriti o demeriti, assume la natura divina o una natura simile a quella degli esseri irrazionali. Cogliamo già qui una differenza capitale tra la metamorfosi pagana e quella cristiana, che è opportuno approfondire. Per Ovidio, che rielabora in maniera originale la teoria della metempsicosi di Pitagora e del Timeo di Platone, la metamorfosi è il passaggio della natura umana a forme di vita più basse, animali o vegetali, e più alte. Passaggio che non comporta un giudizio di valore verso l'alto, positivo, o verso il basso, negativo. Sia nella forma animale o vegetale che in quella divina o sovrannaturale, la creatura che subisce la metamorfosi si rigenera e si rinnova ciclicamente, riallacciandosi al ritmo vitale dell'universo e di fatto diventando immortale. Daphne, per esempio, ottiene in virtù della sua metamorfosi in pianta una perennità che non aveva quando era creatura umana. Dante, che fa sua, integrandola e superandola, l'esegesi o interpretazione medievale delle metamorfosi di Ovidio, immette nella metamorfosi pagana due novità sostanziali che derivano dall'interpretazione cristiana. Prima novità: la metamorfosi riguarda solo lo spirito e non il corpo, è solo spirituale e non sostanziale. L'uomo infatti non si può trasformare in pianta o in animale perché l'immagine divina impressa in lui si può stravolgere ma mai cancellare. La seconda novità riguarda il giudizio di valore, assente in Ovidio. Riacquistare l'immagine divina o perderla, diventare simili a Dio nella gloria del paradiso oppure ad una pianta o un animale nella dannazione infernale, significa dare un senso positivo o negativo alla vita umana. Significa, per semplificare, redimersi dal peccato originale e riacquistare l'originale somiglianza con il volto di Dio oscurata proprio dall'errore di Adamo, oppure precipitare nell'abisso della dannazione eterna, senza più alcuna speranza di riscatto. In quest'ottica, la Divina Commedia si configura come una sorta di riscrittura e insieme di superamento delle metamorfosi di Ovidio. Nella Divina Commedia, Dante, infatti, racconta il percorso che porta dalla metamorfosi negativa dell'inferno, con lo stravolgimento dell'immagine divina in immagine animalesca o vegetale, al ritrovamento definitivo della stessa immagine nella visione di Dio contenuta nell'ultimo canto del Paradiso. Nel mezzo si colloca un'altra metamorfosi, quella del Purgatorio. Qui, attraverso la preghiera e la meditazione, viene avviato il processo di trasformazione tramite il quale l'uomo cancella le tracce del peccato e restaura le tracce della grazia divina.